Eccoci caro Oscar, siamo tornati. Allora, si fanno tante considerazioni, voto di protesta, non voto di protesta. C'è una vittoria, dicevamo, che secondo me è stata la vittoria più sottovalutata, no? Dai giornali. Dalla stampa nazionale, sì. E lui lo ha rimarcato in maniera molto. Ha ragione, questa volta bisogna dire le cose come stanno. Perché cos'è che ha detto di se stesso? Lo chiediamo direttamente a lui, al sindaco di Napoli confermato, Luigi De Magistris. Buongiorno sindaco e ben ritrovato. Buon onomastico, perché oggi è anche San Luigi Gonzaga. Sì, un ascoltatore dice così, abbiamo finito le sviolinate, che ieri era anche il suo compleanno. Questo non lo sappiamo, però è vero. Tutto questo non è merito mio, perché il giorno in cui sono nato non l'ho scelto io, il nome non l'ho scelto io, l'elezione al sindaco l'ha scelto il popolo. Come si è autodefinito lei? Dice, ci hanno dato i terroni che non sapevano che votare, ubriachi, votiamo De Magistris, come se avessi vinto per caso. Questo, insomma, lei è un po' rimproverato, ma chi ha rimproverato? La stampa? Con chi ce l'aveva, sindaco? No, non ce l'ho con nessuno, però condivido la premessa con cui ci siamo incontrati stamattina. Il voto di Napoli va un po' analizzato, perché sicuramente il voto più anomalo all'interno del panorama nazionale. Io arrivo al primo turno al 43%, il secondo il 67%, ma il dato è con chi mi sono confrontato. Io avevo da una parte il candidato del Partito Democratico, fortemente sostenuto in campagna elettorale dal Presidente del Consiglio, che ha scelto Napoli all'inizio per fare la campagna elettorale. Poi c'era Gianni Lettieri, candidato del centrodestra, che da 5 anni lavorava per poter rivincere le elezioni che aveva perso 5 anni fa. Il Movimento 5 Stelle, che è fortissimo a livello nazionale e che prende il 9, più ovviamente un'altra serie di candidati e ovviamente un clima complessivo che non è stato mai di sostegno mediatico nei confronti della nostra amministrazione. Quindi non è che la mia era una critica, però una riflessione a vedere che cosa è accaduto a Napoli, perché chiaramente non può essere un voto di sinistra, e se prendi il 43 al primo turno e il 67 al secondo significa che c'è un movimento popolare molto più ampio, e poi, e chiudo, io governavo. Quindi è stato giudicato, su quello che ha fatto. Non è il Masaniello, non è più la novità, è sicuramente la novità rispetto a un sistema politico tradizionale, ma è anche un voto sull'amministrazione, un voto sul governo, un voto su, evidentemente anche sulle modalità con cui si è governato. Quindi via la bandana non c'è più Masaniello, c'è la conferma. Lei dice, insomma, un po' è un voto di popolo. Effettivamente sa cos'è De Magistris? Che non si riesce a incasellarla, lei non ha un partito dietro, o forse lo farà. Ma è questo il tema. Infatti io lo vedevo anche nelle analisi dei giornali, mentre sugli altri candidati, giustamente, sta scritto centrodestra, centrosinistra, ma con De Magistris magari si ha difficoltà, però questo non giustifica di vabbè, De Magistris sta a Napoli, De Magistris. Cioè, se vogliamo è ancora più interessante l'analisi, perché questo nasce da una profonda connessione che io ho cercato di creare con tutti i limiti e gli errori in questi 5 anni con il popolo napoletano, quindi motivarlo, farlo partecipare, farlo contare, farlo decidere, una sorta di autogoverno, insomma sembrerebbe un po' il ritorno all'antico, ma in realtà è un guardare avanti, superare un po' i partiti tradizionali, anche qualcosina che del Movimento 5 Stelle è una novità, ma si vedono anche là in alcuni casi delle liturgie un po' antiche, le espulsioni, non sei d'accordo con me, te ne vai, noi siamo i depositari della verità. Insomma, a Napoli c'è qualcosa che sta accadendo che è un po' diverso. Dico semplicemente che è da osservare, non è che ci siamo i migliori, magari. Posso chiedere una cosa? Perché le obiezioni che le fanno quelli che sono rimasti senza obiezioni, per così dire, di fronte alle proporzioni della vittoria, sono in buona sostanza due. Cioè, la prima si riferisce proprio a quello che lei ha detto prima. Dice, io sono, i voti che prendo sono interclassisti, perché quando si arriva a quella percentuale non è che è un fenomeno tradizionale la sinistra del PD o a sinistra del PD, è un fenomeno interclassista popolare. Però l'obiezione su questo è, ma De Magistris in realtà prende questi voti, ma a votare va proprio più di un terzo di Napoli, che prende 2/3 di un terzo, è come prendesse un 1/5 dei voti della città. Quindi i numeri, se li andiamo a vedere, comunque esigerebbero una collocazione politica, e le chiedo se sbagliano o meno. Poi altri, penso anche articoli che ho letto sul Mattino su questo, che insomma non è proprio molto favorevole, sul Mattino ho letto proprio l'articolo, ma è proprio fenomeno De Magistris che, per così dire, spinge l'elettorato d'opinione, molta parte della città, a non andare a votare, dice tanto inutile, perché sono spariti i possibili, le possibili alternative sia a destra che nel PD, e allora faccia per i fatti suoi. Allora le chiedo se questi due aspetti, primo la quantità del voto rispetto all'interclassismo, secondo, ma lei respinge l'elettorato d'opinione, che fondamento hanno queste due critiche secondo lei? No, il tema dell'astensione va analizzato. Innanzitutto vediamo il primo turno. Il primo turno va a votare abbastanza molte persone,
anche considerando che si votava solo di domenica, che era un grande ponte. Cioè, ce ne si aspettava di meno, mi pare. Quindi, Io arrivo al 44 e al 43 accade che, a mio avviso, tanta gente al ballottaggio aveva dato, per esempio, già scontata da una parte la mia vittoria. Al secondo turno si vota in pochi perché ci sono due o tre analisi. Una prima, sicuramente il 19 giugno a Napoli, non dico che estate, però votando solo di domenica hai comunque un fisiologico calo. Gli elettori del PD e gli elettori dei 5 Stelle rimasti fuori dal ballottaggio, a mio avviso in gran parte non sono andati a votare, anche perché si dava per scontata la mia vittoria e una mia evidentemente stravittoria, che comunque c'è stata, perché ho preso il 67, avrebbe potuto forse anche sul piano politico rafforzare troppo. Poi c'è sicuramente un dato che è un'astensione significativa, ormai la registriamo a livello planetario, perché se vediamo anche l'elezione del sindaco di Londra e di altri, questo dato c'è. Io però non credo che siano i miei elettori, perché credo che il voto che ho preso, quindi 67%, con un livello di astensione anche significativo, è andato a votare effettivamente tutta quella parte di città che mi ha in modo militante, diciamolo così, sostenuto in questi 5 anni. Gli altri non è che siano scontenti, avversari, io credo che siano persone sostanzialmente che avevano in gran parte anche dato un po' per scontato il risultato, perché questa era l'aria che si respirava, tant'è vero che anche gli analisti la sera Napoli la davano già tutti quanti per scontato, e poi c'è Napoli. Qua scontato non è nulla. Senta, De Magistris, ma lo fa un partito del Sud, una Lega del Sud, come la vogliamo chiamare? Cioè, lei guarda più in là di Napoli, questo è quello che scrivono i giornali. No, due dati. Un primo, ci dobbiamo organizzare, perché chiaramente fino ad ora abbiamo vissuto da un punto di vista politico tutto sullo spontaneismo, il volontariato, e questo francamente nel momento in cui assumi proporzioni di vittoria di questa portata si deve organizzare meglio anche sul territorio. In secondo luogo, noi vorremmo non fare un partito né fare un movimento nazionale, però questa esperienza napoletana, che secondo me è molto interessante, non può rimanere ai confini di una città che è di per sé internazionale, quindi noi vorremmo portarlo questo progetto, che è un progetto di forte partecipazione democratica popolare dal basso. Cioè, a chi guarda lei? Altri sindaci? Orlando, Palermo? Io guardo innanzitutto, però chiariamo subito che già una volta si parlò del partito, sì, che non esiste. Io penso innanzitutto sì ai sindaci da una parte, non solo nazionali ma anche internazionali. Abbiamo da tempo preso contatti soprattutto con la Spagna e con la Grecia. Dall'altro però a me interessano molto le cose che stanno nascendo dal basso, non solo a Napoli in modo straordinario, ma anche in altre città. Cioè, penso ai movimenti giovanili, alla riappropriazione di spazi abbandonati, all'attività culturale e sociale che si fa in tanti luoghi. Cioè, a me interessa soprattutto la politica che si è sprigionata in modo orizzontale dal basso e che non è più affascinata dai partiti tradizionali, e secondo me alla lunga rischia di non essere nemmeno più affascinata dai 5 Stelle, perché vanno bene su alcuni temi di protesta, su alcuni temi generali, ma nei governi della città io francamente finora sarei un po' però cauto. Se lei guarda, non so, a comuni greci, spagnoli, c'è un qualcosa di diverso, di transnazionale, non neanche che ha una mira, che ne so, parlamentare. Io guardo molto a Barcellona, con i quali stiamo lavorando da tempo su questa rete di città europee che provano a costruire un'Europa dei popoli, dei diritti, delle persone e della giustizia sociale contro un'Europa fortemente oligarchica, tecnocratica, dell'austerità, delle banche, della moneta unica. Questo è un progetto dal basso che una città come Napoli, cuore del Mediterraneo, città senza confini, senza filo spinato e senza mula, città che accoglie, vede in movimenti come Podemos un punto di riferimento sicuramente interessante. Senta, dobbiamo chiedere di Renzi. Eravamo a riannodare, forse dovete riannodare un po' i fili. Una delle ultime dichiarazioni è di Renzi: ecco perché ho commissariato Bagnoli, perché se il sindaco non lo fai, allora ti commissario lo faccio io. Questo disse Renzi. Adesso pare che lei la voglia chiamare, insomma, bisogna riannodare questi fili, perché adesso per 5 anni... Lei è lì. Abbiamo smascherato questa operazione di Renzi, che poi è stato sconfitto sul punto per Bagnoli. Renzi si occupa di Bagnoli perché noi gli facciamo un'ordinanza al governo, tra gli altri, perché è uno tra i principali soggetti inquinanti, c'è una società per azioni 100% detenuta al governo, il governo impugna, perde, e quell'ordinanza è storica perché dice: chi inquina paga, rimuovi la colmata, fai la bonifica, risarcisci i danni. La cosa un po' antipatica è che Renzi si è voluto vendere questa vittoria della città come un suo intervento spontaneo. Questa operazione
situazione a Napoli è stata compresa bene, tant'è che Renzi perde anche la decima municipalità, Bagnoli Fuori Gruppa, che per 30 anni è stata guidata dal Partito Democratico. Quindi la risposta di Napoli non è contro Renzi, da questo, per semplificare, la risposta di Napoli è: i napoletani decidono la città, lo fanno insieme alle istituzioni nazionali e regionali, quindi governo regionale e governo nazionale, ma nessuno pensi di mettere le mani sulla città. Ora Renzi non è il problema, Luigi De Magistris sono 2 anni che cerca di incontrare Renzi. Ma adesso lo farà. Renzi ha cercato l'operazione di forza, ha fatto l'operazione che è fallita perché non è arrivato manco al ballottaggio. Adesso vediamo se, come dire, noi il primo passo di incontrarlo lo abbiamo fatto, vediamo se il Presidente del Consiglio accetta di riconoscere che c'è una Costituzione, ci sono degli equilibri democratici e ci sono dei sindaci che vengono eletti, anche se sono a lui antipatici politicamente, vanno comunque rispettati. Ci ma capito Oscar, è Renzi che deve andare da non sarei così presupposto io, se è il caso anche a piedi, in questa campagna elettorale ho fatto 500 km a piedi, mi posso andare anche a Roma a piedi e tornare, però ci deve incontrare, non è che ci può mandare un commissario in violazione di legge, i commissari, lui può pure commissariare pure il PD. Sì, appunto. Diciamo che, guidatore a Napoli, diciamo che il commissario è una figura istituzionale a cui fa frequente ricorso. Ma al di là di questo, dal punto di vista istituzionale, i suoi rapporti dopo questa vittoria, ma anche prima, cioè con De Luca, col presidente della regione, perché mi pare che anche su De Luca lei abbia osservato che insomma De Luca ha avuto negli ultimissimi giorni di campagna elettorale insomma qualche caduta di stile. Ho letto bene questa è stata la parola che ha usato? Allora, innanzitutto, campagna elettorale finita, quindi 0-0 palla al centro. Detto questo, noi con De Luca abbiamo sempre collaborato ai fondi europei, ovviamente sempre in modo autonomo, se ci sono cose come la legge sull'acqua e sui rifiuti che non abbiamo condiviso, l'abbiamo detto. De Luca ha fatto una cosa che inizialmente lui aveva disse che non avrebbe mai fatto, ha fatto campagna elettorale da Presidente della Regione. Io lo posso comprendere perché Renzi, da segretario del partito, ha voluto unire tutto il partito a favore della Valente e contro di me. Ma per me è chiusa la questione. Lui a 48 ore, meno pure dal voto, al venerdì pomeriggio entra in campo, non c'è manco più il candidato del PD, c'è quello del centrodestra e praticamente fa una sorta di endorsement al candidato del centrodestra e perde un'altra volta. Allora adesso io direi, punto, la partita è vinta, noi abbiamo vinto le elezioni, ma non vogliamo prove muscolari, io sono un uomo delle istituzioni, lui è il Presidente della Regione, Renzi è il Presidente del Consiglio, ci si mette a lavorare ognuno con la sua storia, con la sua nell'interesse della città, della regione e del paese, perché poi Napoli è una grande città che serve anche al riscatto complessivo del Mezzogiorno, insomma una città che ma sicuramente ci sarà da riannodare qualche fine. Sistema. Sì. Noi abbiamo rotto ogni guinzaglio che teneva Napoli legata a un sistema politico, affaristico, clientelare, a tratti anche mafioso. Sindaco, noi la ringraziamo, se vuole fare questa Lega del Sud, non so, parte a Benevento, coinvolga anche Mastella. Ma questa mi pare capire che è una piattaforma partecipativa mediterranea. È una bellissima città, Benevento. Stanno prodotti agricoli straordinari, ottimo vino, bella gente, che ha eletto democraticamente un sindaco, ovviamente, assolutamente distante da me. Sì, Che si è definito il Clinton di Benevento. Noi abbiamo fatto qualche risata su questo mancanza di senso delle misure, ma comunque va bene. Vabbè. Magari ci sarà anche riavvicinamento Mastella. Questo è una storia che non esiste. Questo lo escludiamo. Sindaco, la ringraziamo. Grazie Luigi De Magistris. Grazie, sindaco riconfermato a Napoli. Caro Oscar, qui c'è Marco da Padova che era lì da un po'.